Abbiamo le due prime set abbiamo giocato molto bene, non abbiamo fatto tanti errori come abbiamo fatto le altre due partite, quindi quando è così è più facile. E poi alla fine del terzo set abbiamo perso un po' la concentrazione, quindi ecco perché loro hanno vinto il terzo set. E poi l'ultimo set siamo entrati determinati e abbiamo giocato come le due prime set. E poi anche io, come la squadra, sto sbagliando di meno. Le altre due partite sbagliavo un po' più, però è normale. Però bisogna lavorare piano piano e poi sicuro che le cose vanno migliori. Sta iniziando a farti notare veramente, sei soddisfatto della tua prestazione di oggi? Sì, sono molto soddisfatto, però no, al 100%, perché per me era meglio se non sbagliavo nessuna palla, però dai, bisogna avere un po' di pazienza e lavorare. Marco, sta migliorando anche l'intesa con Marco Fabrone, della quale si parla tanto, si vede che state iniziando a conoscere, migliora anche l'affiatamento, il feeling. Sì, è normale, come ho detto prima, bisogno stare con tutti loro ancora un più di tempo per avere fiducia entro noi. Quindi, E adesso pochi allenamenti e poi subito Grottazzolino. Non ho capito, scusa. Subito occhio per la prossima partita. Non so, io non conosco le squadre, però sono sicuro che tutte le partite dobbiamo stare al 100% e dare il meglio, quindi andiamo a fare lo stesso, se no il meglio. Ma sinceramente riguarda molto la tranquillità, perché l'anno scorso ero molto teso quando andavo in battuta, ora invece sto assumendo quella tranquillità che mi mancava l'anno scorso e quindi in battuta sta andando molto bene. Poi ovviamente in allenamento le provo, le tiro, le sbaglio, sono più quelle che metto in campo che quelle che sbaglio, ecco perché oggi ho fatto solo 3 errori, mi sa, 5 ace, ma a me non importa, l'importante è aver vinto 3-1 e va bene così. Dopo questa partita si nota ancora di più l'intesa che c'è quest'anno fra di voi. Certo, quest'anno siamo un bel gruppo, anche l'anno scorso eravamo un bel gruppo. Quest'anno siamo davvero un gran gruppo, tutti insieme ci vogliamo aiutare in campo, con il nesto di Marco Ferreira che ci dà una grande mano. Stiamo andando bene, queste belle 3 partite vinte, peccato per la prima 3-2, però pazienza, Massa è una grande squadra. Ora pensiamo a Grottazzolina, domenica. Vince, questa non era una partita semplice, anzi, perché Potenza Picena aveva 5 punti in classifica, non aveva mai perso. Cosa dire di questa squadra avversaria e della prestazione dell'Emma Villas, probabilmente la migliore fino a questo momento, non so se sei d'accordo. Sì, sono d'accordo, il terzo set è stato un po' difficile perché loro hanno difeso dei gran palloni, sono stati molto bravi in difesa, però noi al quarto set abbiamo detto che dobbiamo tirare più forte ancora. E abbiamo fatto, grande Federico Bargi, vi faccio i miei complimenti perché ha dimostrato davvero quello che vale. Anche Pacchini è un valore aggiunto a questa squadra, complimenti a tutti. Ecco, contro Grottazzolina cosa servirà? Come? Grottazzolina cosa servirà? Guarda, non ti so rispondere perché il video non abbiamo ancora visto, io non so che squadra è, quindi non, purtroppo andremo lì con la testa di vincere ovviamente, tranquillità come oggi e facciamo il nostro gioco per ora. Stanno rientrando, presto rientreranno anche tutti i ragazzi, quindi anche gli altri 3 infortunati, però comunque si nota che siete 13 ragazzi, molto comunque tutti per poter permettervi questa serie. Certo, siamo una squadra, l'Emma Villas fa queste squadre, che tutti sono buoni, tutti sono utili anche nelle partite importanti. Sì, entreranno tra un po' Melo, Allison, Fedrizzi e Martin. E saremo ancora più compatti, più forti quando rientreranno loro 3 sicuramente.